Questa lezione sarà molto più interessante del solito. Ragazzi, voglio farvi conoscere qualcuno. Questo è Jack. Hey. Sarai in questo gruppo d'ora in poi. Le studentesse sono entusiaste. Ovvio! Jack è così bello. È da molto tempo che il loro college non vede un ragazzo così carino. Come ci presentiamo? Ciao, io sono Polly. Hey. E loro sono Mary e Jane. Diventiamo amici? Ma le presentazioni sono rimandate. Miss Erica vuole che si concentrino sulla lezione. Ma nessuno impedirà loro di flirtare a distanza con il nuovo ragazzo. Jane è determinata. La concorrenza deve essere eliminata. Spostati! Ehi, che male! Dammi la sedia! Ma Jane non si arrende. Mary deve stare il più lontana possibile dalla sua cotta. È mattina. E tutto ciò a cui Jane riesce a pensare è Jack. Oh, è fantastico, eccolo lì. Devo attirare la sua attenzione. Sta per inciampare di proposito. E Jack, come un vero principe, la prenderà tra le sue braccia. Poi tutto sarà come nei film. Un bacio, un bel tramonto e un lieto fine. Ma la realtà è dura. Jane ha fatto la sua parte. È inciampata. Ma Jack non ha avuto il tempo di soccorrerla. E al posto di un caldo abbraccio cade in un freddo bidone della spazzatura. Dovrà rimandare il lieto fine a più tardi. Mary ha una tattica diversa. Decide di aspettare Jack in palestra. Vuole che sappia che è pazza per lo sport. Il che significa che hanno molto in comune. Solo che Jane rovina tutto come al solito. Non è facile ottenere la sua attenzione. Le manca qualcosa. Deve lavorare un po' sul suo aspetto. Ecco fatto. Così va meglio. Wow, persino Jack non può resistere. Oggi Jane non riceverà l'attenzione di Jack. Ma Mary dovrebbe stare più attenta. Una mossa maldestra e... ups, il suo trucco è scoperto. Palloncini d'acqua, sei seria? L'imbroglio è appena scoppiato. Sì, Mary ha fallito. Mary non sa che fare. Magari un incantesimo d'amore all'uomo dei suoi sogni. Tutto è lecito in amore e in guerra. Jack deve essere mio. La sensitiva accetta. L'annuncio dice che conosce 1000 incantesimi. Questo è un buon segno. Ah, vera magia! Fagli mangiare questo biscotto con la luna piena, sotto 3 stelle e al tramonto. Jack si innamorerà presto di me. Ma come posso dargli questo biscotto? Dovrò aspettare l'occasione giusta in mensa. E la buona notizia è che a Jack piacciono molto i biscotti. È il momento di agire. Metti il biscotto sul piatto. Da dove arriva questo? Buono! Chissà quando mi dirà che mi ama. Ups, imbarazzante! C'è qualcosa che non va in Jack. I biscotti magici causano indigestione. Oh mio Dio, sta proprio male! Mary non andrà mai più da una sensitiva. Jack è molto pratico. Ha tante virtù. E nessun difetto. La pulizia è quasi finita. Non resta che scuotere lo spolverino. Che coincidenza! Jane cammina proprio sotto la finestra di Jack. O lo sta solo spiando? Oh, Jack! Mi ha salutata! Che dolce! E se ora dicessi a Jack che lo amo? Gli unici oggetti di scena che ho sono un cartello e un trampolino. Ma è così romantico! Sarà la migliore confessione dell'anno. Solo che Jack non è proprio in vena di romanticismo. Ha una bella musica e un libro interessante. E Jane è molto forte, una vera atleta. Salta fino al secondo piano. Ecco cosa fa il vero amore. Ma spreca 1000 calorie saltando per niente. Dovrà trovare un altro modo per incantare il suo principe. Quando Jack arriva, il cuore di Jane si ferma letteralmente. Oh, è così sexy quando mangia. La perfezione. Oh, ma che succede? Il mio cuore batte all'impazzata e mi sta scoppiando dal petto. Jane, qualcosa non va? Oh no, devo andare dal dottore.
Ma Jack non ha tempo per le sciocchezze. Non ha ancora pranzato. Questo dottore sa quello che fa. Le ha fatto la diagnosi in un secondo. È ovvio. Jane è al primo stadio dell'amore. Anche la radiografia lo conferma. Jack, devi essere mio. Senza di te il mio cuore si spezzerebbe. Siamo a lezione. Ma questo non è un motivo per dimenticare i sogni. Dovresti mandare a Jack una lettera d'amore. È un modo classico di flirtare. E funziona davvero. Un aereo di carta con un messaggio è utile. Poi basta prendere la mira. Oh no! Il messaggio è atterrato nel posto sbagliato! Questo piccolo aereo però ha reso Eric felice. No, i nerd non fanno per me! Mary non avrebbe dovuto farlo alla vecchia maniera, ma mandare un messaggio a Jack su Instagram. Una trappola per il bel ragazzo è pronta. Jane lo pedina da ormai 2 ore. Ha anche preparato degli oggetti di scena, borse molto pesanti, per far sentire Jack un vero principe. Arriva l'uomo dei suoi sogni. Jack, mi aiuti? Nessun problema, Jane. Non è solo bello, è anche un gentiluomo. Solo che Jane ha chiaramente esagerato. Queste borse sono impossibili da sollevare. Jane, vado a cercare aiuto. Tu resta qui. È così premuroso. Ma perché ci mette così tanto? Dovrebbe essere già tornato. È quasi notte. Sembra che Jack abbia cambiato idea. Dovrò portarle io stessa. Le principesse moderne fanno tutto. È un bene che Mary non sia qui. Jane può chiacchierare con Jack prima della scuola. Ma ecco che arriva la sua principale rivale. È così subdola. Ha portato una torta. L'ha fatta apposta per Jack. Un piccolo intoppo e... sorpresa! Si è trasformata in un dolce disastro. Jack, scusa, è stato un incidente. Tutta la scuola lo vedrà. Jack finalmente non è circondato dalle fan. È più sicuro parlare con lui. Jane è tutta vestita bene, tacchi alti, una minigonna e trucco. Sta andando al lavoro. Ciao, che fai stasera? Ma la conversazione è improvvisamente interrotta. Jack, mi dispiace! È stato un incidente! Cosa? Di nuovo? Jack ha bisogno di fare un'altra doccia per lavare via quel rossetto. Un altro fallimento per Jane. È così divertente! Le sue battute sono così belle! E Jane ha scelto un'ottima tattica. Sganasciarsi alle battute di Jack. Capirà che lei ha la sua anima gemella. Ma Jane avrebbe dovuto davvero ascoltare Jack, al posto di ridere come una pazza. Ridere è inappropriato! Stava raccontando una storia molto triste. E Mary così ha un'altra possibilità di farsi avanti. Jack non può nascondersi dalle fan nemmeno al cinema. Jane riesce ad avvicinarsi alla sua cotta. Ma Mary non è così fortunata. Ma puoi sempre scambiare il posto con un vicino. Ha portato anche dei popcorn per la sua cotta. Jane ha le sue strategie. Jack, vuoi un drink? Allora è così, eh? Questa è la guerra. Jack, che ne dici di questo? Questo hamburger dovrebbe andare a Jack. Dallo a me. Serviti pure, Jack. Vorresti qualche patatina, tesoro? Che ne dici del dessert? Oh, Jack non avrà fame stasera. Potrebbe vivere una settimana con tutto quel cibo. Mary deve vedere subito Jack. Ha una sorpresa. Distrailo con la conversazione. E poi mostragli casualmente il tuo nuovo tatuaggio. È una cosa molto coraggiosa da fare, mettere il suo nome in bella vista. Ma è il modo migliore per confessare i propri sentimenti. Jack lo apprezzerà. Ma non puoi sorprenderlo. Sì, sì. Anche lui ha un tatuaggio con il suo nome. È normale. Ma Jack è così felice. Mary, così si fa. Purtroppo Jane e Mary non hanno alcuna possibilità di conquistare Jack. Hanno una seria concorrenza.
Jack stesso. È così innamorato di se stesso che non si accorge di nessuno intorno a lui, solo il suo riflesso. Sei proprio un bell'uomo, Jack. Parlare con il suo riflesso è un'abitudine per lui e il cuore delle ragazze è spezzato. Pensi che Mary e Jane dovrebbero cercarsi qualcun altro? Scrivilo nei commenti. Metti mi piace al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nuovi sketch d'amore su Trum Trum Select.